La risposta cattolica. Beh, è invalso l'uso di utilizzare questo termine, controriforma. C'è stata una riforma, la riforma è stata fatta in termini conflittuali, perché attenzione, il termine riforma non contiene implicitamente un elemento contrappositivo o negativo. Io posso fare una riforma, la riforma tende a migliorare evidentemente, a riaggiornare il sistema, a renderlo più efficiente, chi lo sa, dipende da come utilizziamo il termine riforma, in quale ambito lo utilizziamo. Però il termine riforma non è necessariamente un termine negativo, mentre il termine rivoluzione, per esempio, indica che il sistema precedente era molto negativo e quindi andava sovvertito dalle fondamenta. Quindi un qualcosa io devo riformare è un sistema che necessita di cambiamenti in positivo, ma la riforma uno la fa essendo complice del sistema o stando dentro il sistema, non necessariamente in termini contrappositivi o negativi. Questo che cosa significa? Significa che la Chiesa Cattolica poteva dar vita e in qualche maniera aveva iniziato a dar vita, non nelle istituzioni ma nella pubblica opinione, vedi il caso di Erasmo da Rotterdam, aveva avuto il tempo e ha avuto anche la possibilità di dare vita ad una riforma che svecchiasse, le modalità, e soprattutto che riformasse le istituzioni che avevano perso, che la si veda in termini, diciamo, più o meno cattolicamente positivi o cattolicamente negativi, non necessariamente polemici. La Chiesa aveva perso mordente, aveva perso in parte il collegamento con la povera gente, oggi la chiameremmo opinione pubblica. Quindi che ci fosse bisogno di una riforma, che questa riforma andava fatta in realtà prima di come poi sono andate effettivamente le cose con Lutero nel 1517. Questo era sotto gli occhi di tutti, a cominciare dalle stesse istituzioni pontificie e della Chiesa Cattolica. Era un'esigenza sentita da tutti. La riforma però viene fatta in termini contrappositivi, polemici, lo avete visto, insomma, la vicenda di Lutero va in quella direzione. Quindi con le cattive e non con le buone. Collegate è uno strappo che si consuma con le cattive e non con le buone, che provoca una serie di rivoluzioni, di rivolte. Pensate ai contadini che poi vengono massacrati, quelli di Thomas Münzer, no? Alla rivolta della piccola nobiltà tedesca e alla frattura, che è una frattura che è religiosa, che poi diventa una frattura politica, decisamente sanguinosa, una ferita che viene aperta metaforicamente nel tessuto vivo dell'Europa e che produrrà morte, distruzione e disastri nei secoli a venire, nei 2 secoli successivi, tra 500 e 600, e anche successivamente, insomma, è una ferita che non si è mai richiusa del tutto. D'accordo? Quindi riforma, termine riforma ha assunto un valore negativo in un certo senso, mentre avrebbe potuto avere un valore positivo se la storia fosse andata in un'altra maniera, ma insomma non spetta a noi raccontare una storia che non si è verificata. E quella cattolica prende il nome di controriforma, cioè la Chiesa a metà del Cinquecento, fuori tempo massimo, perché lo strappo con i principi del nord con il luteranesimo si era già consumato, quindi fuori tempo massimo, prende atto della necessità di un cambiamento e avvia, con il famoso Concilio di Trento, avvia questo processo di riforma, che prende il nome, paradossalmente, di controriforma, perché questo procedimento prende avvio come risposta al luteranesimo, Calvinismo, insomma, alle cosiddette confessioni riformate. Quindi obtorto collo. Quello che avrebbero potuto e dovuto fare prima, lo fanno dopo e lo fanno in termini contrappositivi. Adesso ci pensiamo noi, sì, tutto sommato avete ragione, la Chiesa va cambiata, va ricambiato tutto, va creato un nuovo catechismo. Infatti dal Concilio di Trento esce fuori un nuovo catechismo, diciamo che le modalità catechistiche di oggi risalgono effettivamente a 400-500 anni fa, quindi al Concilio di Trento, no? Viene riparametrato tutto, riformulato tutto, i preti vengono resi assolutamente stabili, no? I parroci, i vescovi e così via, e vengono tutti quanti, passano per un percorso di formazione, di educazione, di acculturazione.
discussione abbastanza approfondito, non è più tollerato che un padre abbia, che un sacerdote abbia un figlio, abbia un nipote, almeno non diciamo ufficialmente, prima non solo era tollerato, ma insomma abbiamo visto anche papi, cardinali, ecco. Quindi viene imposto il celibato, insomma ci sono una serie di regole più dure, più che rendono la Chiesa, diciamo, più accettabile agli occhi dei poveri disgraziati. Da quel momento in poi non si potrà più dire, questo è l'obiettivo, eh? Poi si continuerà a dirlo in realtà, ma non si potrà più dire predicate bene e razzolate male, nel senso dovete dare voi un esempio di specchiata moralità, poi la carne è debole, siamo tutti peccatori, d'accordo, però non possiamo ammettere che un sacerdote sia ignorante come una cucuzza, che sia un ladro, che viva rubando il denaro alla povera gente o vendendo quelle ridicole indulgenze come aveva fatto quel Tetzel e così via. Oh, attenzione, non ci rimangiamo nulla, questo è l'errore della Chiesa Cattolica, ma un errore, non poteva fare altrimenti. Non ci rimangiamo nulla, io sono il Papa, Eleonora la suprema autorità era mia, quindi facciamo la riforma ma le condizioni che diciamo, noi vi invitiamo a partecipare, ovviamente i riformati non ci vanno perché sanno, hanno capito qual è l'andazzo, se si dovessero presentare lì si presenterebbero come eretici, cioè la frattura ormai si è consumata e anche il fatto che le regole del gioco le scriviamo noi o vi stanno bene così come le scriviamo oppure quella è la porta, anzi non venite per niente, siete eretici, siete sconfessionati, vi muoviamo guerra eccetera eccetera. Quindi fuori tempo massimo, in maniera conflittuale, un conflitto che diventa ancora più acerbo, se vogliamo, ancora più aspro, no? È chiaro. Però una riforma necessaria. Ecco, per questo si parla di controriforma e quando gli storiografi utilizzano il termine controriforma, vedono il fenomeno in termini contrappositivi, cioè contro la riforma di Lutero e compagni. Se invece parliamo di riforma cattolica, concentriamo su un aspetto, tra virgolette, positivo, non necessariamente contrappositivo, perché oggettivamente la Chiesa aveva bisogno di cambiare le regole del gioco al suo interno, sotto vari profili, e di essere più vicina alla povera gente, più vicina al fedele di base, vicino. Sempre sono sempre loro a dettare le regole. Dal punto di vista dottrinale non si rimangiano mezza parola. La dottrina viene perfezionata, viene resa più chiara, più stabile, la parola di Dio rimane comunque proprietà gestita esclusivamente dall'asse sacerdotale o da pochi intellettuali, la gente la parola di Dio l'ascolta soltanto in chiesa la domenica, l'ascolta commentata dal padre. Il primo libro che viene messo all'indice è la Bibbia, e questo la dice lunga. L'indice, scusate, è tra le tante misure, adesso le vediamo, tra le tante misure che vengono istituite, vengono create, siamo attorno alla metà del Cinquecento, in epoca controriformistica, c'è proprio l'indice dei libri proibiti, che esiste ancora oggi evidentemente. Che cos'è l'indice dei libri proibiti? È un indice, appunto, un elenco in cui la Chiesa Cattolica, c'è un organismo specifico, che ripeto c'è anche adesso, che aggiorna continuamente questo indice, istituzionalizzato alla metà del XVI secolo, che fa l'elenco dei libri proibiti, nel senso ci sono vari livelli di proibizione evidentemente, quindi proibiti per quella fascia di utenti, gli studiosi, questi li possono leggere, ovviamente soltanto studiosi che sono dell'avviso, che hanno una certa cultura di base, questi qua invece non li devono leggere, punto e basta, questi li legge solo l'inquisitore, che è quello che poi li va a cassare, no? Quelli va a espunti. Questi si possono parzialmente leggere, alcuni vengono espunti, magari cancellate alcune parti, alcune consigliate soltanto. Ecco, questo è il lavoro, è un lavoro di censura. L'indice libri proibiti è un esercizio di censura a tutti gli effetti. E la cosa più eclatante, appunto, più curiosa, ma in realtà non c'è nulla di particolarmente misterioso, è che al primo posto dell'indice libri proibiti troviamo proprio la Bibbia. La Bibbia è il testo più pericoloso che ci sia. Perché è più pericoloso che ci sia? Perché se cade nelle mani sbagliate, leggi i luterani, i calvinisti, eccetera, eccetera, può essere interpretato in maniera assolutamente discorde rispetto a quella che è la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica, cioè i Vangeli ieri come oggi sono una vera e propria bomba, dipende da come le interpreti.
ai Vangeli puoi far di tutto il contrario di tutto, in un certo senso. Dipende, ripeto, dalle interpretazioni, dal greco in cui sono scritti, tutto il lavoro filologico che c'è dietro. Ma insomma, il Cristo che prende la frusta, perde la brocca, entra nel Tempio e dice: voi, mercanti, avete fatto del Tempio di Dio, dalla casa di mio padre, avete fatto un luogo di mercato, e li prende a frustate, e qualcuno potrebbe vederlo, insomma, in termini, come dire, socialisti, anticapitalisti, ferocemente anticapitalisti. Ecco, ma come? È l'unica cosa. Potete servire o me o Mammona, che sarebbe il denaro. Quindi se siete amici del denaro, non potete essere amici miei. Ma questo lo dice in maniera chiara e distinta. Poi magari uno può interpretare, sì, però il denaro lo puoi possedere, l'importante è che spiritualmente non sei attaccato. Ma insomma, ci sono alcune affermazioni che sono, ieri come oggi, rivoluzionarie. Cioè, che se prese e sbandierate di fronte alle plebi che non capiscono nulla, o forse che capiscono fin troppo bene, ma che non possono fare nulla perché sono poveri disgraziati, quelle parole evangeliche diventano degli slogan eversivi alla Che Guevara. Non so se mi spiego. Eversivo poi fino a un certo punto lo stesso Che Guevara. Ecco perché l'indice dei libri proibiti vede al primo posto proprio la Bibbia e i Vangeli. Va da sé. E poi ci sono tutti i libri, ci saranno tutti i libri di grandi personaggi cinquecenteschi e seicenteschi, tutti dei filosofi, non so, un Copernico, i Keplero, i Galileo Galilei, che poi viene pure processato, i libri di Bruno, figuriamoci, quelli bruciati sulla pubblica piazza. Insomma, capite che il clima poi che si va a creare in epoca controriformistica non è esattamente un clima molto luminoso, nel senso elfico del termine, Aurora, è un clima oscuro, illuminato ogni tanto dal rogo dei libri o anche dal rogo di persone in carne ed ossa. Ecco, leggi quel Giordano Bruno che dicevamo prima. Anche l'epoca del barocco, anche un'epoca di grande espansione, è anche l'epoca luci e ombre. Io adesso vi sto per sommissimi capi raccontando delle ombre, vi ho appena detto delle ombre, però vi dico anche delle luci. Cioè, la Chiesa recupera molto, molta vicinanza con il popolo, è l'epoca in cui la Chiesa inizia a brillare nei termini della cosiddetta assistenza sociale, cioè lo stato di il welfare, lo stato di assistenza sociale intendiamo in tanti, in tanti modi diversi. Se andate a Roma ci sono un sacco di edifici che non ho oggi ormai, diciamo, in disuso, o trasformati peggio ancora in alberghi, ma una volta erano dei luoghi di assistenza sociale in cui la Chiesa Cattolica brillava ed era al primo posto a livello europeo, insomma, ovvero per esempio gli orfanotrofi, dove i bambini o le bambine raccolte per strada, no? O esposte alla ruota, no? Sapete, c'è la ruota, ci sta ancora al Santo Spirito, c'è una ruota dove le mamme, diciamo, che avevano partorito un figlio che non potevano mantenere, un figlio del peccato, mettevano lì il neonato, e c'era un'istituzione, un ordine di monache che si prendeva cura di questi bambini, li allevava e dava anche un'istruzione, e limite è possibile. E questo tutto pagato dalla Chiesa Cattolica, quindi basato sulle elemosine e su una gestione più o meno oculata di... è una forma di assistenza, quindi nel campo dell'istruzione la Chiesa Cattolica primeggia ancora oggi da questo punto di vista, no? Il settore delle scuole, il settore privato ancora vede recitare la Chiesa, gli istituti, diciamo, ecclesiastici, il ruolo del leone, almeno in Italia, e non solo in Italia. D'accordo? All'epoca era gratuito, fondamentalmente, quindi parliamo quindi di assistenza, che ne so, alle vedove, ai poveri disgraziati in generale. Ecco, i lazzareti, gli ospitali, cioè il luogo dove ricevi ospitalità quando stai male. Quindi quello che oggi chiamiamo welfare state, stato dell'assistenza, del bisogno, del benessere e così via. Maggiore contatto con la gente, quindi predicatori d'eccellenza e gente che hanno bisogno di persone che vanno in mezzo al popolo, e non solo in mezzo al popolo, anche presso governanti, a volte anche molto lontani. Ecco, parliamo poi dei gesuiti, l'ordine dei gesuiti, il nuovo ordine che diventa l'ordine esemplare della Controriforma. Ignazio di Loyola, questo signore qui che vedete nel quadro, soldato di Ventura, soldato professionista, Sant'Ignazio di Loyola,
e durante una battaglia viene gravemente ferito e diciamo nello stordimento, in questo stato semicomatoso gli provoca la ferita, riceve un'illuminazione, riceve una chiamata, una vocazione, a volte gli eventi traumatici favoriscono queste cose, decide di vocarsi a Dio, di dedicare la propria vita al servizio di Dio, al servizio del prossimo, si reca a Roma, come ha fatto personaggio molto molto diverso rispetto a Ignazio di Loyola, quel San Francesco di cui abbiamo già detto, anche lui gli accomuna il fatto che anche lui va a Roma perché chiede il beneplacito delle istituzioni, cioè del Papa fondamentalmente. E Ignazio di Loyola fa tutta questa strada qui, fa anche lui la via Francigena, l'ultimo pezzo della via Francigena, passa per la Cassia, infatti quella chiesetta della Visione, si chiama così, che sta alla Storta, in località La Storta qui vicino, è il luogo dove appunto Ignazio di Loyola avrebbe avuto questa visione, lui si accingeva a arrivare a Roma, era l'ultima tappa prima di arrivare a Roma evidentemente, no? Perché poi dalla Cassia si fa la Trionfale, e dalla Trionfale si arriva proprio al centro di Roma, e lì avrebbe avuto questa visione, questo evento è stato ricordato, questa chiesetta, avete presente dove la strada, la via Cassia fa diciamo c'è una strozzatura, subito dopo c'è il San Giorgio a destra se vieni da fuori Roma, no? C'è una cunetta, poi una strozzatura, è una chiesetta che sta proprio davanti a una stradina che va verso la stazione ferroviaria della Storta, ecco. E lì questo in memoria appunto di questo Ignazio di Loyola che fonda questo nuovo ordine, guardate, ha come motto, no? Innanzitutto Compagnia di Gesù, Paolo III, 1539, riconosce Ignazio e gli dà l'autorizzazione per fondare la Compagnia di Gesù. Oh, attenzione, lui è un militare, porta questa visione militare, militarista nell'ordine religioso, che è organizzato in maniera strutturalmente gerarchica. E il motto dei gesuiti sarà Perinde ac cadaver, cammina, muoviti come un cadavere. Cadavere in che senso? Cadavere nelle mani dei suoi superiori, cioè il singolo gesuita deve obbedienza assoluta ai superiori di grado, come un soldato deve obbedienza assoluta agli ufficiali superiori. E i gesuiti in ultima istanza rispondono al Papa, al punto che il superiore dei gesuiti è secondo soltanto al Papa, così vuole la tradizione, questa eminenza grigia, così si dice. L'attuale Papa è gesuita, Papa Francesco I è il primo Papa gesuita della storia, tanto per, ecco, per fare riferimento all'attualità. È una visione, una mentalità abbastanza particolare. Attenzione, quindi, virtù dell'obbedienza, questo l'avete capito, truppe scelte del cattolicesimo. E quindi, che vuol dire truppe scelte del cattolicesimo? E qui c'è un nemico da combattere, c'è da riconquistare, con le buone o con le cattive, le buone nel senso evangelico, ma anche con tutti gli strumenti leciti, anche un po' meno leciti, in guerra, sapete, si va come in amore, tutto è lecito in un certo senso. Dunque, abbiamo tutte queste province del nord Europa da riconquistare alla fede cattolica. E i gesuiti in questo sono, come dire, le truppe scelte, i commandos, per così dire, no? Della Chiesa cattolica. E vengono utilizzati come istruttori della futura classe dirigente, si occupano di istruzione, le scuole gesuiti a Roma sono famosissime, no? Andare a scuola dei gesuiti è ancora, come dire, un motivo di vanto, perché attenzione, il metodo di studio di oggi, quello da cui derivano i licei, a cominciare dal liceo classico, che è stato evidentemente laicizzato 1923 con la riforma Gentile, il metodo, quello che utilizzate ancora voi oggi, utilizziamo ancora noi oggi, cominciare dallo studio delle lingue classiche, del greco e del latino, l'applicazione filologica, l'attenzione, eccetera, eccetera, tutto questo viene dai gesuiti, che riprendono la tradizione classica, dietro c'è tutta la tradizione rinascimentale, e la mettono al servizio della causa di Dio, va da sé. Quindi quelli che escono dalle scuole dei gesuiti sono personaggi super performanti dal punto di vista culturale, gente che ha una cultura così, una capoccia così, ha una fede incrollabile ed è disposto a fare cose impressionanti. Considerate che i gesuiti sono quelli che partono e vanno in Cina, vanno in Giappone, in luoghi più o meno misteriosi e lontani, come questo Francesco Saverio che parte con il manuale di Epitteto in versione cattolica, diciamo ricristianizzato, e va alla corte dell'imperatore cinese con
evidentemente confuciano, e cerca di, e riesce anche a fare un po' di proseliti. Sono persone di grandissima intelligenza diplomatica, politica, ecco, si occupano, vedete, sono confessori dei principi, oh, confessore, sa, vita, morte e miracoli, eh? Confessore è quello che ascolta la confessione. Che uno dei sette sacramenti che i luterani avevano bandito, i cattolici manco per niente, altro che CIA, che GBE, insomma, confessore sa tutto, vita, morte e miracoli, de principe, immaginate il confessore di Carlo V, gli dice tutto a Carlo V. Ci metti l'uomo giusto che poi riferisce all'altra persona, al Papa, al Cardinale, al generale dei Gesuiti. Beh, una rete di spionaggio, dico, oggi si chiamerebbe intelligence. Il confessore ha una potenza inimmaginabile, chiaramente siccome le informazioni che lui possiede sono estremamente sensibili, corre anche molti rischi, è un personaggio che ha grandi responsabilità, oltre che grande potere. Potere e responsabilità in teoria vanno di pari passo. Quindi educazione della futura classe dirigente e confessori dei principi, promozione dello stile barocco. Ce l'avete presente lo stile barocco? Sì, moltissime... Sfarzoso, sì, ricco, che è esattamente l'opposto dello stile asciutto, severo, a volte anche, diciamo, scarsamente significativo delle chiese luterane o delle chiese nordiche, calviniste, cioè è proprio un rapporto completamente diverso. Perché? Allora, qui è stato condotto uno studio estremamente interessante tra il mondo, diciamo, cattolico, il mondo cattolico è quello dei paesi latini, per capirci. L'Europa si spacca in due in questa direzione, la Francia è mezza-mezza, ma poi fondamentalmente rimane cattolica, la Spagna, Portogallo, l'Italia sono cattolici, l'Austria è cattolica, il sud della Germania, il nord, anche il nord scandinavo, la Danimarca e la Germania del nord invece sono luterani, sono protestanti. Allora, a nord prevale come senso predominante per la trasmissione culturale l'udito e la parola, il logos, in questo senso qui. Mentre a sud prevale, sto generalizzando sommo grado, non è che la parola di Dio non si sente, non si legge a sud, è ovvio. Parliamo delle masse. A nord devono imparare a leggere e scrivere, che gli piaccia o meno, come gli ebrei. Gli ebrei, Dio è parola per gli ebrei. E anche per noi è parola di Dio, ma non c'è solo la parola. Noi siamo un po' più completi, noi cattolici. C'è l'immagine, e nel barocco l'immagine è però assolutamente straripante. E l'immagine ha una funzione educativa, istruttiva. Cioè la gente va in chiesa attraverso le immagini. Noi siamo disabituati a vedere le immagini, non a interpretare i segni. Però ancora oggi nelle chiese ma ci sono tutte le figure, le rappresentazioni. Certo che ci sono, risalgono a quell'epoca. E poi anche quelle realizzate successivamente abbondano in figure. Oggi un po' di meno, quelle moderne sono decisamente più parche. Esatto, sono decisamente più parche. Il barocco c'è proprio il cosiddetto horror vacui. Cioè, il muro, le pareti di una chiesa barocca sono come i fogli bianchi nelle mani di un artista, un disegnatore che ha uno scopo didattico, pedagogico. Lascia perdere il grande artista. Il grande artista lavora su commissione della chiesa, a maggior ragione se si trova a Roma, e i contenuti che deve esporre per via immaginativa, per via che colpisce il senso della vista, che è quello predominante, sono contenuti utili all'educazione, alla formazione e alla cattolicizzazione delle masse. È chiaro? Quindi ti raccontano la storia di Gesù, ti raccontano la storia di questo o di quel santo, ti raccontano delle storie, e raccontandovi delle storie ti educano a pensare e a vedere il mondo in una certa maniera. Sono delle vere e proprie enciclopedie. E sapete come fanno i bambini? I bambini come fanno quando eravamo bambini, come facevamo? Impari, guardi le figure, infatti si dice ancora così, ma adesso libro che cosa hai guardato le figure? E vi vogliono così bambini e così infantili e rintronati, che infatti i libri di storia rispetto all'epoca mia ormai sono 50% sono figure, schemi e così via. I libri di storia dell'epoca mia, parlo degli anni 80, erano solo libri, erano solo testi. Non c'erano figure in linea di massima. Oggi ci sono figure tutte colorate, con i box, con i richiami, molto barocco in un certo senso. Però capite, c'è dietro un preciso disegno didattico, pedagogico, didattico, di istruzione. Ecco.
Infatti, per i protestanti udito, cattolici vista. Per sommissimi capi, non è che i protestanti camminano così ciechi, evidentemente, o per i cattolici la parola di Dio non sia importante, è importantissima, ci mancherebbe altro. Però, ecco, il barocco, la via, diciamo, predominante, la via d'oro, diciamo, della comunicazione è quella visiva. Parlo del rapporto con le masse, non parlo dell'intellettuale chiuso in biblioteca o del prete, del sacerdote che ha educazione superiore, e questi vengono formati ai classici, tutto quello che abbiamo oggi, tutta la cultura latina, Seneca, Cicerone, Lucrezio, Orazio, questi conoscono tutto e leggono anche, iniziano a leggere anche i testi greci, anche se i testi greci verranno poi letti successivamente. Diciamo, ancora la cultura, diciamo, cattolica è prevalentemente latina. Allora, Concilio di Trento, 1542-1563, inizia, viene convocato, poi viene sospeso, viene riconvocato, dura più di 20 anni, insomma, quindi vi immaginate, insomma, un periodo lunghissimo di tempo. Oh, all'inizio doveva essere appunto un concilio, cioè invitiamo anche l'altra parte, tentiamo una conciliazione, dai voi luterani venite qua, ne parliamo, e la controparte non si presenta, anche perché sa che se si presentasse, insomma, non verrebbe trattato esattamente con i guanti. Alla fine bisogna contrastare Lutero sui due principi di base, che sono solo fede e solo scrittura, vi ricordate, no? Sola fede e sola scrittura. No, non va bene, non va bene sola fede e sola scrittura, ci vuole sia la scrittura sia la fede, ma anche le opere, e ci vuole anche l'autorità della Chiesa e tante altre cose. Dimmi. Non ho visto il film di Lutero, no? Ma non ho capito alla fine come muore Lutero. Alla fine non come muore? Ucciso. Muore Lutero alla fine? Non mi risulta che muore. Muore. Prima o poi. Cioè, dico, tra i tanti lui non viene ucciso. No, no, Lutero, non mi pare che alla fine si sposa con Caterina von Bora, fanno anche tutto il matrimonio, carino. Però non si parla della morte, lui è ancora abbastanza giovane, insomma, un uomo di mezza età, un po' incalutito, si è sposato, lui morirà. Non verrà mai ucciso? No, non verrà ucciso. Lui si tira fuori a un certo punto dal discorso, non si fa prendere il tritacarne delle rivolte contadine, si tira fuori e muore in santa pace, si fa per dire, dopo aver creato anche una sua famiglia, ecco. Muore, però fa una vita da monaco, da intellettuale, non si occupa di politica, non fa una morte violenta, insomma, anche se personaggi del calibro di Luca avrebbero invece appetito una morte violenta. Come no, no, no? A quanta gente hai fatto ammazzare nella tua storia? Pecorelli, cioè dalla Chiesa, ti dicono qualcosa, Pasolini, non sappiamo, ma insomma... stai dietro della tutti. Vita precedente era Bonifacio. Ah, ottavo, Bonifacio ottavo, vabbè, allora. Vabbè. A un certo punto Luca, il Signore manda anche un segno, nel 1547 gli arriva un'epidemia di peste che costringe a spostare il concilio da Trento a Bologna, quindi voglio dire, ci sono anche indizi che, diciamo, non hanno esattamente la benedizione di Dio. E vediamo quali sono i risultati più significativi. Vabbè, confermano quello che già sappiamo: la salvezza, con il battesimo il peccato è cancellato, l'essere umano è parte attiva alla salvezza, della salvezza. Che cosa significa? Che per i luterani, per i riformati, il peccato originale non viene cancellato definitivamente dal battesimo, rimane lì come una macchia indelebile. Solo Dio può effettivamente, lui lo decide in totale autonomia, in totale libertà, può effettivamente salvarti. Quindi è inutile dire mi sono battezzato una volta, e come farsi la doccia? Non è che basta una volta, due volte, no, ci vuole a un certo punto l'intervento di Dio. I sette sacramenti. Allora, battesimo, comunione, sì. Cresima, matrimonio, sì. Poi... ordine e estremunzione. Anche l'ordine. Ordine è quando fai il sacramento che ti fa diventare, se sei un uomo, un sacerdote. Viene ordinato sacerdote. Tu non lo puoi fare, sei donna. Nemmeno per la Chiesa ortodossa è la stessa cosa. Tre sacramenti. Cioè battesimo, no, no, anche l'ordine. Ma... gli ortodossi fanno anche l'ordine, certo. Come si diventa sacerdote? Non è che tutti sono. Ah, sì, vabbè,
Allora, per i luterani c'è il sacerdozio universale. Sacerdozio universale vuol dire che ognuno è sacerdote per se stesso. Anche per i cattolici in realtà solo è diverso. Cioè, quando uno fa il battesimo, che si dice che gli stessi ora ti consacrano il crisma, sacerdote, re e profeta.